Scratch vi è offerta da Selle SMP. I'm the Invisible Man. Gentile pubblico di Scratch, ben ritrovati per questa settimana all'insegna del ciclocross, ma anche una puntatina su strada come promesso settimana scorsa con il Giro dell'Emilia. Salutiamo subito Ilenia Lazzaro, la quale è riduce da una bellissima esperienza con Baitano e noi siamo contenti, perché quando anche le grandi emittenti o coloro che si impegnano a raccontare un ciclismo a 360 gradi si occupano anche di ciclocross, per me, che lo racconto da 15 anni con solenni e solenni sacrifici, vuol dire che avevamo colpito nel segno. E ci fa piacere che Ilenia sia sbarcata a Milano ed è stata una bella esperienza, anche perché hai saputo raccontare, hai avuto la fortuna di raccontare le gesta di Gioele Bertolini, con il quale io gli tributo un applauso esagerato, e la Eva Lechner. Bella esperienza. Sì, bella esperienza. Poi tra l'altro la gara donne è stata seguita tutta, quindi mentre Joelle noi abbiamo solo dato l'accenno appunto della certo. vittoria, la gara della Eva me la sono gustata tutta, e commentarla e vedere un'italiana davanti è emozionante. Quando poi hai una spalla come Gianluca Giardini, che non è per niente sborone, anzi uno che si occupa veramente del giovanile ad alti livelli, insomma Gianluca siamo con te, grazie per questa bella performance, hai dato luce a una stella, noi la conoscevamo già, stella, non c'è nulla da nascondere sulla professionalità di Ilenia Lazzaro. Abbiamo anche Paolo Garniga, grazie per essere con noi Paolo, è sempre bello avere uno della struttura federale, è importante per noi, perché possiamo cominciare a stuzzicare e menare il manico per il ciurlo, si dice così, perché ci sono delle cose bellissime nel ciclocross e bruttissime nella stessa maniera. Com'è possibile che Gioele Bertolini, under, vince una Coppa del Mondo, una Eva Lechner, donna, vince una prova di Coppa del Mondo, quando noi abbiamo dei grandissimi interpreti fino agli junior e anche in cronaca, bene, poi dopo tutto cade, investiamo qualcosa di più? Investire cosa? L'investimento viene fatto soprattutto sui giovani, cioè vediamo, e sono le società che fanno un grosso lavoro, che li stanno riavvicinando al ciclocross. E parliamo da tanto di multidisciplinare, comincia a essere un qualcosa di concreto, abbiamo veramente delle società che ci credono, abbiamo però altrettante società che non ci credono proprio, e in tante situazioni si parla perché bisogna parlare del multidisciplinare. Adesso sempre di più vediamo questi risultati veramente importanti, cioè in Coppa del Mondo credo che non sia mai successo che l'Italia vince due prove ai massimi livelli così, deve essere un segnale forte, dobbiamo crederci, e addirittura adesso stiamo pensando a un qualcosa che potrebbe avvicinare altra gente al ciclocross, è presto per dirlo, però arriveremo in fretta, sarà una sorta di ciclocross enduro estivo, stiamo preparando qualcosa. Bellissimo, però ti faccio un'altra domanda, da poco ho letto una lista dei disoccupati eccellenti nel mondo del ciclismo professionistico. È una lista di circa 150-180 nomi. E a me fa rabbrividire questa cosa qua. C'è gente che ha spasso, che non ha ancora un contratto. Se andiamo a vedere, se succedesse la stessa cosa in una fabbrica dove ci sono degli operai che reclamano il loro posto di lavoro, verrebbe giù tutto quanto, i sindacati, eccetera. Nel ciclismo vige, cazzi loro. Ma anche lì va fatto un ragionamento. In una fabbrica probabilmente assumono le persone di cui hanno bisogno per il ciclo produttivo. Noi siamo sicuri che tutti i professionisti servono al mondo del professionismo. E qua hai già dato una mezza risposta. L'altra risposta che io vorrei è quella: com'è possibile che in un panorama delle due ruote, dove, facendo un'analogia col mondo produttivo, può esportare, può anche creare molte eccellenze, mountain bike, ciclocross, strada, enduro, pista, come mai con tante eccellenze che sono sempre state nel patrimonio nazionale abbiamo dei corridori a spasso? La domanda, ho capito che Deus ex machina muovono soltanto i soldi, però se si facesse un discorso
forse più rivolto alle necessità altrui, potremmo creare delle competizioni che potrebbero affascinare e dare un piccolo tornaconto a coloro che amano fare questo mestiere. Ma lì sarebbe importante che le grandi squadre creassero un vivaio, fare come si fa all'estero. Le grandi squadre hanno i loro dilettanti, hanno i loro junior, ma permettono di crescere in maniera diversa e creano già uno sbocco. Ma cos'hanno, una federazione che funziona meglio? Cioè, parmi, sia chiaro. Oppure a livello politico serve qualcosa, si può fare di più? La federazione è fatta da tutte le realtà, le società fanno parte della federazione, gli atleti sono una quota parte di federazione, è troppo semplice dire la federazione, ok, siamo tutti la federazione. Allora se tutti cominciamo ad aiutarci, a crederci, a fare veramente, se si va per tentativi, se nascono delle realtà che fanno i passi più grandi della gamba, e poi è logico che rimbalzano indietro velocemente. Beh, dice delle perle di saggezza. No, è giusto, anche perché non si può neanche paragonare in questo momento l'estero con l'Italia. L'Italia ha una squadra professionistica, certo. World Tour, una, non è, ci sono degli stati. Sì, mezza. Vabbè, ci sono degli stati che ne hanno anche tre o quattro. L'Italia ha altri due o tre professional e poi ha un branco di Continental che non si capisce che attività fanno, non si capisce se sono affiliati in Italia o all'estero, tutta una serie di cose, quindi poi bisogna anche vedere cosa c'è materialmente. Io prima di mandare la prima clip con gli esordienti allievi, intanto saluto Martino Fruet e Daniel Smarzaro, due bei ragazzi giovani, uno un po' meno. Voglio parlare, fra l'altro, questa trasmissione si sa che è cazzara, no? Abbiamo parlato di Expo, nutrire il pianeta, vabbè, tutti si sono nutriti, il pianeta lo vedo ancora in dieta. Ma non c'è stato un padiglione, parliamo anche di sport. C'è l'Italia che aveva da esportare niente, lo sport è una necessità giovane, cioè voglio dire, te sei meno giovane, ma la rivolgo anche a Smarzaro. Parlare di sport vorrebbe dire anche cercare di mettere in condizione un paese di essere migliore. Ah beh, senz'altro. Poi comunque alla fine, anche se sono meno giovane, è lo sport che mi tiene giovane, questo valerebbe per tutti, al di là dell'agonismo in sé, però alla fine l'essere umano è fatto per muoversi, no? E certo. Sta fermo, quindi lo sport di base fa parte di tutto il sistema. Daniel, tu che sei relativamente giovane, voglio dire, qua di sport si parla poco, anche per le vostre età, che avete un sogno nel cassetto, quello di fare quello che voi vi piace di più, a te piace andare in bicicletta, si parla poco. Si parla poco, perché a delle volte lo sport è sottovalutato anche. Però... Anche nelle scuole. Io ho fatto una scuola che non era sottovalutato perché facevo una scuola sportiva, però altre scuole non mi interessa dello sport. Cioè, però l'educazione fisica oramai, Paolo, l'abbiamo messa esissimissima, non esiste neanche più. Esiste ancora l'educazione fisica? Forse in Trentino siamo ancora una realtà fortunata, perché ci sono dei progetti nati in alcuni comuni dove era proprio un titolo, metti un po' di sport nella tua vita, e dove in quarta e quinta elementare, per esempio la zona è partito da Rovereto, proprio la mia città, e propongono 10-12 sport diversi a rotazione. È una cosa importantissima perché i ragazzi lì si approcciano, possono vedere e forse riescono loro a portare a casa quel qualcosa di, no, mi sento più portato a fare questo piuttosto che quello, perché poi noi ci scontriamo sempre con le imposizioni più o meno ragionate o volute dai genitori, che non necessariamente collima con quello che potrebbe essere lo sbocco del ragazzo. Prima esordienti allievi, poi parliamo dei genitori e dei direttori sportivi, che dici? Esatto, prima la prima prova in programma da Marenno di Piave, via la clip. Immagini che ci giungono dall'Oasi Campagnola, Marenno di Piave, tra gli scudi, famiglia Mariotto, la quale ha aperto le porte di casa, di questa casa, di questa bellissima situazione, dove veramente ci fa impazzire la bellezza di questo lago, un'accoglienza con la A maiuscola. Noi ringraziamo e tra poco daremo il via alle danze con la categoria esordienti maschietti e femminucce. Abbiamo Ilenia Lazzaro, reduce da Baichan, e quindi voglio proprio parlare con te di questo. Abbiamo visto fino agli junior e donne, facciamo veramente incantare a livello mondiale. Poi dopo qualcosa non funziona. La riprova è che col trofeo Triveneto e con altre gare, diciamo così, similari, anche là i giovani ci sono. Poi qualcosa succede. Poi quando si arriva agli Elite e agli Under 23 scarseggiano, ci sono numeri
Bassi, mancano tanti dei protagonisti delle scorse stagioni. Io auspico che ora che è finita la stagione di mountain bike, dopo un riposo per questi atleti che hanno fatto una stagione a tutta, li ritroviamo magari nel mese di fine novembre, primi di dicembre. Parlo dei Braidot, parlo di Mirko Tabacchi, parlo di lo stesso Marco Aurelio Fontana, che mi piacerebbe vedere nel ciclocross. Enrico Franzoi dovrebbe cominciare nelle prossime settimane, quindi poi con anche degli atleti di qualità ci sono anche delle gare molto più combattute, anche se comunque i nostri Ponta, Pacagnella e via dicendo, Cisotto stesso, stanno rendendo queste gare molto molto combattute. Detto questo, però, abbiamo anche tanti tanti esordienti, perché comunque stanno crescendo. Nelle prime gare partivano in 10, adesso siamo già una più di 25 maschi e 6-7 ragazzine, quindi alla fine Emma Foro, intanto la vediamo oggi un po' in difficoltà, alla fine comunque secondo me tappa dopo tappa andremo a crescere, soprattutto con le, quando avremo le gare nazionali e internazionali. Non tutte le domeniche sono uguali, non tutti i percorsi sono uguali, alcuni percorsi sono favorevoli a questo o a quell'atleta. Ecco, anche qua ci dà la dimensione che, essendo il percorso del ciclocross un percorso che non è mai omogeneo o uno uguale all'altro, si possono sfruttare veramente gli elementi anche italiani su alcuni percorsi. Quello di domenica per Gioele Bertolini e per la Eva Lechner sono stati veramente percorsi a loro dedicati e la scommessa l'hanno vinta. Hanno vinta, ma era un percorso che poi alla fine è una collina molto bello, pieno di contropendenze. Noi abbiamo parecchi posti dove si può fare un percorso del genere, quindi alla fine anche questo di Mareno alla fine è un percorso degno di una gara di un certo livello. Tra l'altro abbiamo visto che davanti Gabriele Torcianti è partito forte fin dall'inizio, ma dietro un bel terzetto della sorgente Pra di Pozzo con Cao, Gallai e Pessotto che stanno cercando di inseguire, mentre la Emma Foro, che ha la bici da cross, è tallonata dalla Camilla Cassol con la mountain bike. In questo tipo di percorsi la mountain bike dà anche forse dei vantaggi, specialmente nelle categorie giovanili, quindi dico spesso, chi anche ha la mountain bike magari studi un po' anche la tipologia di percorso, perché molto spesso, ecco qua, intanto vediamo la Daldin che ha preso una botta terribile anche in testa, povera, con queste contropendenze lì a Valkenburg era pieno, la Lechner ha vinto sulle contropendenze, quindi sono tratti tecnici, bisogna imparare, quindi è giusto che anche loro imparino. E però ripeto, se qualcuno ha la mountain bike può venire benissimo a correre anche con la mountain bike. Intanto la Emma Faoro che prende un po' il largo, oggi la vediamo particolarmente provata, bravissima è stata quella povera atleta che ha visto, ha preso una stecca tremenda, si è rialzata, si tocca la spalla, ha più che altro veramente toccato la spalla, non è successo niente di grave, però ci dispiace per lei, ma anche qua dulcis in fundo, vuol dire sempre molto il fatto che queste ragazze non cascano, non si mettono a piangere. Abbiamo detto tante volte la metafora come avvicina la vita al ciclocross, questa ne è un esempio. Assolutamente, scuola di vita, imparano anche a soffrire, poi si soffre anche magari nella vita, quindi imparano anche a gestire certe situazioni. Torcianti che è partito e ha lasciato il terzetto, Cao che insegue, Gallai con Pessotto, quindi è gioco di squadra anche per la sorgente Pra di Pozzo, che quest'anno ha fatto veramente una bella squadra giovanile, sono molto contenta. Nadalutti, Calligaro e Denardi seguono poi, mentre appunto tra le donne andremo a vedere cosa succederà, perché oggi la Emma Foro non è molto molto pimpante. Non è pimpante, però che corridore che è Torcianti, ragazzi, a me sembra un allievo questo qua, mi sembra veramente la reincarnazione di Pontoni quando correva, agile, sa guidare, è molto, quando scende di bicicletta è un fenomeno, e possiamo puntare su di lui anche. Assolutamente, sono ragazzi giovani, tra l'altro insomma è stato anche scelto dal Trentino Cross, lui che non è assolutamente del Triveneto, è un ragazzo che viene dal centro Italia, quindi fa anche dei sacrifici per venire a correre e gli danno la possibilità di fare un calendario di ottimo livello, quindi sono sempre esordienti, quindi secondo me non vanno molto esaltati perché alla fine sono categorie giovanili, però bisogna dargli atto che la maglia tricolore la porta molto molto bene. Ebbene, non vanno esaltati, però sa di fatto che comunque tra la scuola e i loro impegni, perché comunque avranno una settimana ricca di attività, dedicarsi anche al ciclocross diventa quasi una semiprofessione, quindi vuol dire che sono molto molto
diciamo così, a parte appassionati, ma bene svolgono questo compito. Oramai conclusione, siamo nell'ultimo giro, vediamo l'inseguimento di Marco Cao, che la settimana scorsa è stato veramente sfortunato questo ragazzo, poi dopo Igor Gallai e Pessotto Valentino, anche questa, il Prati Pozzo, una squadra che sta dedicando molto e molta energia al ciclocross, e intanto con la numero 100 è la Camilla Cassol che si pone al comando, sorpassando proprio la Emma Faoro, e qua dulcis in fundo Gabriele Torcianti. L'arrivo di Gabriele Torcianti, ennesima vittoria, sempre più leader di questo trofeo Triveneto di ciclocross. Intanto vediamo anche gli arrivi che ci stanno appunto bici in spalla per delle forature. E, dicevo, Gabriele Torcianti che va a vincere, va a prendere altri punti preziosi. In seconda posizione lo vediamo Marco Cao della sorgente Prati Pozzo, quindi bravissimo anche Marco oggi. In terza posizione Igor Gallai, sempre sorgente Prati Pozzo, quindi veramente successo di squadra. In quarta Valentino Pessotto, ancora sorgente, quindi veramente complimenti a questa squadra. Quinto Valentino Nadalutti, quindi Calligaro, Denardi, Scotti, Mattaloni e Bortolotto, questi primi 10. Eccola qua Camilla Cassol con la sua bella mountain bike, va a vincere su Emma Faoro, quindi la ragazza del Girelli batte la una delle pronosticate, che però applaude la compagna, quindi bravissima Emma Faoro. Terza Petra Mazzanti, quindi Giada Borghesi e Arianna Daldin. Adesso sicuramente il via alle interviste diritte, quando vedremo poi chiaramente un po' di podio che non guasta, con Torcianti sempre più leader della classifica con 90 punti, quindi a punteggio pieno lui, e poi man mano vediamo la Emma Faoro con la vincitrice di questa categoria, che abbiamo detto si tratta dell'atleta Cassol Camilla, e poi man mano tutti quanti. Adesso le interviste. Gabriele, 90 non è la paura, ma sono i punti in saccoccia, insomma non hai sbagliato niente. No, non ho sbagliato niente, sono partito premio la prima gara, mi sono motivato subito e ho dato tutto e è andata pure. Stai mantenendo la promessa a partecipare a tutte queste gare? Sì, ci provo, a parte quando c'è il giro, il trofeo SLSMP, comunque sì, ci provo. Cosa si può fare per battere Torcianti? Beh, non so ancora di preciso, perché è un corridore che va molto forte e fino adesso è stato imbattibile. E per te che sei arrivato terzo, non eravate lontanissimi? No, e avevamo pochi metri e ho provato a recuperare, ma era impossibile. Ma mantieni la maglia, ma alla ribalta sta venendo una piccola stella. Sì, sono partita troppo veloce. Poi ho avuto un po' di crisi, sono caduta un po' di volte, ma è andata bene lo stesso, sono contenta lo stesso. Camilla, oggi è una soddisfazione enorme, aver rotto l'egemonia della Faoro. Sì, come prima gara di ciclocross è andata bene. Partecipare ad altre? Forse, vediamo. Categoria allievi, maschi e femminucce, allievi primo e allievi secondo anno, oramai hanno confidenza con le telecamere di Scratch, è bello che tanti ci salutano, tanti ci ringraziano per quello che stiamo facendo noi, io invece dico, noi raccontiamo qualcosa che andrebbe comunque in scena, e il nostro lavoro veramente è l'ultimo, i protagonisti sono sempre gli atleti, sono loro che ci danno la possibilità di raccontare e raccontarsi, perché queste sono le immagini più belle che la domenica possiamo andare a fare, possiamo andare anche a riprendere, perché sono immagini di salute, immagini di sport, immagini comunque di coesione, di condivisione, e vediamo quanta amicizia c'è anche tra le atlete stesse, e i ragazzi ci stanno insegnando un mondo di cose. Parte la categoria allievi e poi partirà la categoria allievi al primo anno, li vediamo adesso con Emanuele Uez che subito ha sprombattuto, cerca di prendergli la testa della corsa, e adesso tutte le allieve ce ne sono tante, c'è la Guadagnin che parte sempre male, vediamo come partirà oggi e se riuscirà a partire almeno una volta bene, la Denis Paoletto subito che ha un problema con il cambio, e via via, insomma questa è una gara secondo me tra le più interessanti in proiezione. Sicuramente anche per i numeri, perché insomma quasi 80 atleti nelle tre categorie, intanto nel frattempo Fontana, Dalla Valle già partono forte, oggi però c'è anche Loris Conca, campione italiano della categoria degli allievi al secondo anno, stessa cosa tra le donne allievi, attenzione perché c'è Nicole Fede, anche lei campionessa italiana di categoria, quindi tra gli allievi è il primo
anche la prima gara dove c'è un confronto anche con atleti lombardi, e questo è importante anche in vista delle prossime gare nazionali. Ricordiamo, già domenica prossima ci sarà la prima prova del Giro d'Italia di ciclocross, quindi alcuni di questi atleti che puntano poi a fare anche una classifica a livello nazionale saranno presenti appunto a questa prima prova del Giro d'Italia. Detto questo, gara bella, penso una delle più belle gare che c'è, quella degli allievi, perché ci sono degli atleti che sono sullo stesso livello, vale a dire in questo momento Filippo Fontana, Tommy Dalla Valle, Conca stesso, insomma sono ragazzi che probabilmente si daranno battaglia anche a livello nazionale. Tra le donne, la Nicole Fede, Marina Guadagnin, Gaia Pagotto, l'Asia Zontone, insomma si stanno un po' intervallando, quindi in base al percorso, alla tipologia di gara, diciamo che vince una piuttosto che l'altra. Tra gli allievi al primo anno invece Emanuele Uez in questo momento è al momento uno degli atleti più forti. Nicole Fede dalla provincia Granda, perché arriva da Cuneo e quindi è una mia compaesana, anch'io piemontese, quindi ho avuto piacere di vedere questa ragazza e che sta facendo una gran bella figura alla prima apparizione qui proprio a Mareno di Piave. Affascina molto il trofeo Triveneto di ciclocross. Diciamo che giustamente hai detto tu, ci sono altre gare, c'è il Giro d'Italia, ma tra poco faremo vedere anche uno spezzone del memorial del papà di Fausto Scotti, anche quello nel Lazio. Il ciclocross d'inverno è un po' come la primavera per le margherite, non c'è niente da fare, non si può più far finta che non sia uno sport importante. Questo è uno sport che sta affascinando tutti e sta veramente creando grande interesse non soltanto a noi che lo raccontiamo oramai da 15 anni, ma anche a altre emittenti, anche altre piuttosto sostanziose emittenti. Assolutamente, il cross ormai è un fenomeno, non si può più far finta di niente, perché gli atleti crescono, ci sono calendari e gran premi e circuiti anche nel sud Italia, che salutiamo perché so che ci seguono sempre i ragazzi del sud Italia, non hanno la possibilità di venire in Triveneto, in Lombardia o in Piemonte tutte le domeniche. Hanno un bellissimo circuito anche loro, quello del trofeo dei due mari, c'è il circuito del Lazio che ha un calendario che fa gola anche al trofeo Triveneto, perché praticamente ogni domenica è coperta. Diciamo che comunque sta crescendo veramente alla grande, adesso comincerà anche un trofeo in Toscana, un po' più piccolo, qualcosa di c'è anche in Emilia Romagna, quindi assolutamente direi che il cross c'è ed è un po' da sciocchi far finta che non esiste. Esiste come? Intanto vediamo questo che per me è un fenomeno, Filippo Fontana, figlio d'arte, per carità, sicuramente il papà saprà dargli degli ottimi consigli, però madre natura lo ha dotato e lo ha dotato con un fisico da ciclocrossista, io questo non riesco a vederlo su strada. E anche Tommaso Dalla Valle, il quale sempre secondo, ha trovato fino adesso dei percorsi non proprio adattissimi a lui, io credo che se arriveranno i campi pesanti farà valere anche la sua forza, la sua forma fisica, perché è un po' più pesante di Filippo è un po' più agile, però sa di fatto che è un fenomeno questo qua. Sì, sono partiti molto forte sia Fontana che Tommaso Dalla Valle. Loris Conca ha fatto forse qualche gara in Svizzera mi pare, quindi magari non era neanche la prima gara, magari dico una castronata, può anche essere, però comunque Conca lo conosciamo, insomma è un ragazzo che è andato forte anche l'anno scorso e quindi ci sta. Sono stupita di Uez perché sta andando veramente molto molto forte. Caruzzi l'anno scorso qualcosa di buono ci aveva già fatto vedere, quest'anno è già lì davanti in più di un'occasione. Abbiamo poi dei nomi nuovi che magari per il pubblico nostro, che sono Pollicini e Bettuzzi tra gli allievi al primo anno, che sono dal Caderezzate e Guerciotti, ma sono ragazzi che comunque vanno forte già a livello Lombardia, Piemonte e anche a livello nazionale. Nicole Fede intanto ha preso la testa della corsa per quanto riguarda le donne allieve, Pippo Fontana da solo lì davanti affronta con veramente leggiadria anche le contropendenze, molto convinto, non scende. Tommy Dalla Valle ci crede, è di dietro tallonato da Conca, quindi anche per Tommaso secondo me un'ottima prestazione. Nicole Fede, eccola qua, la prima delle donne allieve. Ricordiamo gruppo sportivo Versoliride che organizza, oggi è un binomio con la Guerciotti Cadrezzate. A me, io ricordo con il grande Narder, quando aveva la sua squadra, aveva un conio particolarmente pregiato, io lo ricordo sempre molto piacevolmente. Questo è il Sir Filippo Fontana che si aggiudica alla stragrande anche questa competizione. Filippo Fontana va a vincere su Loris Conca, Tommaso Dalla Valle, quindi
Marco De Piaz, Samuele Carpene, Matteo De Franceschi, Manuel Felice, mentre Emanuele Uez lo vediamo va a vincere tra gli allievi al primo anno su Nicolas Caruzzi, Tommaso Bettuzzi, Lorenzo Policini, Luca Dallago e Luca Salligari. Donne, l'abbiamo detto, Nicole Fede, eccola qua, Jacobaic Guerciotti su Marina Guadagnin, quindi ottima anche la prestazione di Marina dopo appunto la stagione anche su strada che ha fatto, Gaia Pagotto in terza posizione, Asa Zontoni in quarta, Martina Toffarin in quinta. Beh, io faccio un plauso alla Marina Guadagnin perché è partita veramente in una maniera scellerata, ha recuperato, ha fatto una gara esemplare, forse la più bella gara del trofeo Triveneto. Adesso le maglie e chiaramente le interviste. Filippo, beh, insomma, hai un po' stancato. Vabbè. Meglio. Vabbè, per ora sta andando molto bene la stagione, non posso chieder di meglio, diciamo. Poi ho vinto in questa gara che ci tenevo particolarmente perché è vicino a casa e tutto, e quindi sono veramente contento. Manuele, grande vittoria. Sì, anche oggi grande vittoria, è stata un po' combattuta verso metà gara, ma poi sono riuscito a prendere il largo e è finita con un po' di vantaggio. In Coppa del Mondo oggi si è imposto un certo Gioele Bertolini, sognate questo? Beh certo, lui è anche un grande biker e tutti sognano di vincere una Coppa del Mondo, la strada è ancora lunga e andiamo avanti così. Beh, oggi il Piemonte ha vinto sul Veneto, però tu sei sempre lì, insomma, la maglia è tua e hai fatto un'ottima gara comunque. Sì, dai, anche oggi i problemi con la partenza, però alla fine siamo riusciti a recuperare. Ti arrivi dalla provincia Granda? Sì, a Cuneo, è una bella trasferta è stata. È una bella vittoria. Beh sì, è la terza vittoria dopo due gare in Svizzera e sono contenta. Beh, hai un cronista piemontese, se ne è contento. Beh sì. Ben rientrati dopo questa bella clip, abbiamo visto tante piccole sorprese e quello che si diceva in apertura, scuola, beh insomma esordienti e allievi vanno a scuola. Beh anche i junior ecco, vanno a scuola. No, ma capiamo che si vanno a scuola, sì. Cioè obbligo della scuola, obbligo della crescita, ma diritto allo sport. Bisogna, diritto allo sport, insomma, e tra l'altro crescono di settimana in settimana, quindi ci vorrebbe sì qualcosa in più per questi ragazzi. Ecco, genitori che sono oltre ogni tanto, ma nel ciclocross devo dire la verità poco, che vanno più su, fuori strada, più su strada, che c'è forse questa mania di onnipotenza dei genitori che sono direttori sportivi, massaggiatori, sono tutto. Invece questi bambini lasciamoli giocare perché poi il tempo per fare i seri ce n'è, quindi assolutamente. Ecco, ma quando uno arriva a essere serio a juniores e gli piace, guarda, io metto Emma Faoro sta facendo bene, no? La sorella non fa più ciclocross ed era brava, non vorrei che sia l'alter ego di grandi professionisti come Malacarne, con tutto il rispetto, non è che stia facendo queste grandi performance su strada. Io credo avesse investito Paolo sul ciclocross, oggi forse canteremo vittoria. Forse dico, Probabilmente sì, come probabilmente anche l'Enrico Franzoi avrebbe potuto fare un'altra carriera insistendo e andando avanti su quello che gli riusciva comunque meglio. Anche lì, sai, comunque si fanno delle scelte, un atleta arriva al bivio, ragiona su quello che gli si prospetta, non siamo all'estero, non ci sono i giri che ci sono in Belgio, poi trovi l'opportunità di entrare in una squadra su strada che ti garantisce i 2 anni di contratto, la prendono e poi sei lì. Che 2 anni volano, ma è possibile che non riusciamo a far sistema anche nel ciclocross a trovare e affascinare? Beh, qua chiaramente l'intesa dovrebbe essere col governo. Il governo pare che i problemi dell'Italia siano soltanto le coppie di fatto, non so, se vai a chiedere a un'anziana qual è il problema, forse è quello che non ce la fa arrivare a fine mese, a un giovane non sa che cazzo fare dalla mattina alla sera, beh, se non lavora, non va a scuola, almeno diamogli una possibilità sportiva. Invece no, il primo problema sono le coppie di fatto, che con tutto il rispetto a me non me ne frega niente, è l'esimo dei problemi, Ilenia, cioè che 2 maschi si sposino non è impellente, come è impellente un ragazzo che va a giocare d'azzardo, scusami tanto, e non può fare sport.
Come tutti i problemi ci sono nei vari comitati sportivi, ne abbiamo parlato anche dell'atletica ultimamente, insomma, i gruppi sportivi militari, che sta la forestale adesso non si sa che fine farà, se chiude, non chiude, viene incorporata. E in questo momento gli atleti di elite vivono con i gruppi sportivi militari, adesso è un grosso problema, però ripeto, finché non si crea la struttura, è inutile parlare, dire come mai nessun atleta professionista fa il ciclocross in Italia. Dove vuoi che vada? Finché va alle gare, prende 60 euro di busta della federale, non ci ma sono sponsor. Ma credo che sia un problema più ma no, ma anche perché comunque non ci sono le società, cioè se uno passa professionista o passa con una squadra che può essere una squadra in Belgio che ha una mentalità di cross, ma se no un professionista gli dicono tu stai fermo un mese, poi vai su, non lo so, vai in Brasile, certo, in Argentina, ti alleni per la stagione su strada. Mandiamo juniores e donne la folla. Esatto, juniores, donne, amatori, fascia 2 e 3. Via buona, buona fortuna. Gara juniores, vediamo Andrea Pozzato, sto ragazzo qua avrebbe dovuto smettere di correre, per fortuna che ha trovato un accasamento e quest'anno sta veramente facendo bene. Questa è la gara più affollata, mi dispiace perché papà Brancati giustamente ha detto fai vedere poco degli junior, ma non è neanche colpa nostra che ce la ficcono su 25 categorie, cioè è difficile anche per noi andare a estrapolare proprio le immagini per poter vedere chi è primo, chi è secondo, tante volte siamo obbligati, non è questa una scusante, a dover cancellare delle immagini perché sono coperte da atleti che sono o doppiati oppure non c'entrano nulla con quello che stiamo raccontando. Quindi è un po' il limite di questa categoria, abbiamo detto la categoria più affollata perché ci sono junior donne, junior uomini, poi chiaramente le elite, poi la fascia 2, la fascia 3, insomma ce n'è tanta. Sì, bisognerà un po' pensare, visto che appunto le donne juniores stanno crescendo, siamo quasi a una trentina adesso solo di donne juniores, 20 junior quando sono pochi, considerando che c'erano anche delle concomitanze, considerando che c'era la Coppa del Mondo, quindi possono crescere ancora, amatori che comunque quando comincia la stagione vera del cross crescono, secondo me bisognerebbe un po' cominciare a dividere, anche perché le gare vengono falsate completamente dalle categorie amatoriali o da chi magari si trova davanti una persona che può rallentare, specialmente dove ci sono i single track, bisogna cominciare a pensare e dare una dignità alle donne da sole e agli amatori da soli. E lo vediamo da queste immagini come la Anna Oberparleiter proprio fa fatica a trovare il posto, anche perde tempo la Daniela Bresciani e anche la Giovanna Micheletto, via via tutte le atlete. Questa è una cosa che dobbiamo pur dirla perché è anche bello che la regolarità della gara possa trovare sfogo e pregio per le categorie importanti, non diciamo che nessuno è importante, però le categorie juniores donne. Anche perché, bisogna dirlo, l'ho sempre detto, Fausto Scotti guarda queste gare per le convocazioni anche per la nazionale. Non è giusto che ci sono atleti come Anna Oberparleiter che potrebbero andare in Coppa del Mondo, che magari vengono anche ostacolate, anche magari in maniera inconsapevole da qualche master che giustamente dice io pago, voglio fare la mia gara. Quindi secondo me bisogna proprio pensare, perché i numeri in questo momento stanno dando ragione alle donne, ci sono tante donne, quindi è giusto cominciare anche a dividere le categorie. Sono d'accordissimo con te, non è assolutamente una critica, ma semmai una critica costruttiva. Bisogna dar pregio a coloro che fanno gli agonisti, poi chiaramente lo spettacolo lo danno i Dal Grande, come lo sta dando Zoppa, come lo dà anche Aldo Mares, il quale è veramente eccezionale. Vediamo proprio la ruota di Aldo Mares, c'è una fenomenale Anna Oberparleiter che sta andando alla stragrande insieme a Leonardi, abbiamo visto anche la Giovanna Micheletto, abbiamo visto e tra poco vedremo anche la Bresciani che è venuta a trovarci, ha raccolto l'invito di settimana scorsa da parte di Lenia Lazzaro e non fa altro che farci piacere e vuol dire che comunque il trofeo Triveneto sta andando bene. Ecco, adesso vediamo Chiara Selva, una Chiara Selva che sta andando via come le junior, se non quasi attaccata all'elite. Sì, Chiara Selva già al comando, Magnago già staccata, quindi in questo momento sarà lei probabilmente. Andrea Pozzato prende le redini della corsa, oggi non c'è il compagno di squadra Bassani e lui ha preso
preso le redini, anche perché può anche riprendersi la maglia di leader. Dietro li vediamo Alberto Brancati con Matteo Zecchini e Matteo Vidoni, un po' più adesso vediamo Costantino Cesca, mentre Perin in questo momento lo vediamo degli amatori della fascia 2 del Grand stanno inseguendo Zoppas e Giuseppin. Qua si sta rivedendo un po' e si sta riaffacciando dal grande, ricordiamo dal grande si fa con Giuseppin circa 8 anni di differenza, anche qua gli anni hanno un peso e con Flavio Zoppa insomma sono 3, quindi anche loro pagano dazio sull'età e quindi il ciclocross, vediamo intanto una splendidissima casa sola, nel cross dovremo fare arte anche nella dirigenza, nel cross quando uno diventa anziano vediamo che fa più fatica a stare al contatto con i giovani, ecco dovremmo fare anche così con la dirigenza, andare un po' man mano a sfoltire gli anziani, non andare a casa che stiano là per conservare la memoria, però certo largo ai giovani che hanno idee. Intanto un grande Andrea Pozzato, seconda vittoria stagionale per Andrea Pozzato, che quindi prende punti preziosi per il trofeo Trevento di ciclocross. In seconda posizione Alberto Brancati, molto costante anche lui, tantissimi piazzamenti, penso che mancherà poco anche per lui per la vittoria. Terzo alla prima gara stagionale Matteo Zecchini, quindi anche Work Service che quest'anno avrà una bella formazione, quindi Matteo Vidoni della Caprivesi, lo vediamo che ci fa anche l'impennata, Bruno Marchetti, Lorenzo Calloni, mentre Anna Oberparleiter va a vincere dominando tra le donne. In seconda assoluta è Sara Casasola, anche prima delle donne juniores, quindi la terza assoluta Elena Leonardi, leader del trofeo Triveneto, è seconda delle Open. Quindi Alessia Verrando, che è quarta assoluta, e questo mi piace far vedere l'ordine d'arrivo com'è, è la seconda delle junior, anche perché vediamo che insomma queste junior stanno andando molto forte, insomma. Poi vediamo Elena Valentini, che è la quarta assoluta, che è la terza delle Open, quindi segue Giovanna Micheletto e via via tutti gli altri, Jasmine Dotti che anche voglio salutare, Nicoletta Bresciani, Giulia Dal Pozzo e via via tutte le altre. Flavio Zoppas va a vincere per quanto riguarda gli amatori della fascia 2 su Sergio Giuseppin e dal grande, eccolo qua, lo vediamo, mentre nella fascia 3 è Michele Feltre, quindi Aldo Mares oggi ha trovato un Michele Feltre molto più forte di lui, Chiara Selva, donne master, sempre più leader anche lei. Adesso le maglie, abbiamo visto con Andrea Pozzato a mano a tutti gli altri, un Giuseppe Del Grande che riconquista la maglia di capo classifica e quindi buon per lui, una Anna Oberparleiter, parleremo poi con la gara Elite per sentire qualche curiosità. Adesso le interviste. Andrea, secondo acuto, insomma una bella stagione sta iniziando. È iniziata nel migliore dei modi, la vittoria a Buia era un po' inaspettata, dopo il terzo posto credo di riuscire a giocarmela e sono veramente contento di essermi riconfermato. Mantieni la maglia anche se questo cliente qua insomma è tosto? Eh sì, è tosta, oggi è andata veramente forte. Io so, ho fatto una partenza un po' brutta, però poi sono riuscita a prendere la seconda posizione e bene. E la maglia è ancora tua? La maglia è ancora mia e spero di tenerla più possibile. Anna, oggi una bella vittoria ai mondiali, Gioele Bertolini ha vinto, la prova di Coppa del Mondo, e una Ilenia Lazzaro che commenta per Baichan, insomma una bella cosa, visto che siete delle sorelle oramai. Sì, è una bella cosa, peccato che non è qua, preferisco che ho una qua un po' a chiacchierare, no? No, ho sentito che ha vinto anche la Eva in Coppa, quindi non vedo l'ora di gareggiare anche contro di lei, così vediamo un po' dove siamo al mondo. Tu porti pregio con la tua presenza a questo circuito, lo sai? No, non lo so, però mi fa piacere. A me piace tutto l'ambiente qua del Triveneto, quindi farò tutte le gare, vediamo. Mi fa molto piacere. Sì. Francesca, io ti guardo con curiosità dall'inizio della stagione, tanto sei cresciuta tantissimo e te la stai giocando veramente alla grande. Grazie, io ti ho fatto una bella gara, sono molto contenta anche perché questo qui è un bel percorso e fin dagli scorsi anni ho sempre avuto sfortuna, un giorno mi sono ritirata, l'altro anno mi sono abucato e mentre quest'anno è stata dura, al primo tiro veramente molto dura, però piano piano sono riuscita a rimanere davanti e sono riuscita a tenere un terzo posto. E noi ti facciamo i complimenti. Grazie. Sara, insomma, questa ragazza sta dimostrando di avere carattere, tu invece dimostri di essere veramente una campionessa. Grazie, sì, comunque complimenti anche alla Francesca, a tutte.
È stata una bella gara oggi, è andata molto bene. Sono molto contenta, non me l'aspettavo. E boh, è andata bene, sono riuscita a partire bene e poi ho tenuto. Zoppa, sono contento che oggi hai vinto, però voglio anche fare una precisazione. Tra i master, tu hai 3 anni in meno di Beppe Dal Grande e 5 anni in più di Giuseppini, se non sbaglio. Sì, ma ormai ci siamo livellati abbastanza, dopo tutti questi anni che corriamo ormai, conta poco l'età. Però è bello rivedervi insieme, insomma, qua uno primo, l'altro che veste la maglia. Beppe, gli anni si fanno sentire, inevitabile. Eh beh, certo, quando cominci a correre con gente di 8-9 anni, quest'anno più giovani, sai, è un po' dura. Comunque vedo che le prime gare, come ha detto Flavio, siamo abbastanza sulla pari. 3 gare, 3 vincitori diversi, quindi penso insomma, sia un bel trofeo combattuto fino alla fine. Da voi un commento tecnico sui percorsi fino adesso svolti. Bei percorsi tecnici, abbastanza tecnici, quindi penso divertenti e anche adatti ai ragazzini giovani. Ben rientrati in studio. Allora, abbiamo commentato questa qua degli juniores, fascia 2, 3, eccetera. Paolo, mi piacerebbe che fossero separati. Io dico una fesseria, perché tu sai, non capisco niente. Ma fascia 1, 2, 3, facciamo da soli, è difficile. No, mettiamo gli amatori tutti d'un colpo, poi nessuno si incazza, perché voglio dire, è una proposta la mia. No, non c'è niente di difficile, basta volere, basta avere un'unità di intenti, ci si può ragionare. L'importante è dare lo spazio alle junior, aver fatto capire che comunque anche la gara delle donne finisce nel momento in cui finisce la prima donna, non il primo junior. Che è sempre stato questo. Il regolamento è sempre stato così, abbiamo dovuto aggiungere mezza riga per ribadire quello che poi in realtà non veniva applicato, perché la norma è scritta, i giudici la devono applicare, far applicare, però è importante perché in quell'ultimo giro potevano cambiare tante cose. Ma anche perché a livello mondiale poi dopo, se non sei pratico, credo Ilenia... Perché poi a livello mondiale corrono da sole. Quindi è giusto che impari a capire che sono da sole. Ogni categoria ha la sua autorevolezza, la sua anche il suo regolamento, ma non solo il regolamento, è proprio anche una questione di gare che poi vengono sfalsate, perché in effetti in un giro può succedere veramente di tutto. Lo vedremo tra poco anche con i maschietti, ma là un po' meno sugli elite fascia 1. Gioele Bertolini va molto bene anche sul mountain bike, perché lui è, diciamo, musa ispiratrice, è stato Marco Aurelio Fontana, è stato un po' il suo alter ego, però ha fatto brillare gli occhi anche sul ciclocross. Allora Staffandonia qual è? Perché tanti mi dicono, ma il mountain bike no, è completamente diverso dal ciclocross. Vabbè, allora non ci capisco più niente. Stai parlando con uno che da sempre fa mountain bike e ultimamente fa molto, molto ciclocross. Da quando ho iniziato a fare il ciclocross, che i primi 10 in campionato italiano erano 9 stradisti e 1 biker, adesso sono 9 biker e 1 stradista nei primi 10 in campionato italiano. Quindi se dobbiamo stare solo per l'Italia, penso proprio che... Cioè, me la rifai questa spiegazione, perché se lo capite bene fa, è grande. 20 anni fa magari c'erano 2 biker e 8 stradisti nei primi 10 in campionato italiano. Adesso ci sono 8 biker e 2 stradisti, più o meno. Quindi alla fine quelli del mountain bike non è che vanno proprio piano nel ciclocross. Infatti. Anzi... Dopo, chiaramente, se prendiamo la Eva Lechner, quella lì è proprio la multidisciplina fatta persona, perché comunque ha vinto un italiano anche su strada, però è una biker di natura e vince anche nel cross, da sempre. La Ferran Prevot? Ferran Prevot non ne parliamo, ha vinto 2 mondiali, 3 mondiali. Ringraziamo Elia Viviani e la Cucinotta, che è anche in pista. E con Sonny, sono in 3 medaglie. Anche là, scusami Paolo, parlo. Perché dico, forse coloro che sono un po' più, diciamo così, anche neanche tanto calcolati, Elio Viviani è un po' un Silvio Martinello del XXI secolo, no? Da solo, però fa da solo, ha vinto nell'Omnium, per cui mi piacerebbe vederlo anche... Ha una storia diversa, ha vinto 27 medaglie su pista, e vuol dire qualcosa. Certo. Poi si è espresso ad altissimo livello anche su strada, però è nato in pista e ha continuato a vincere. Elio Viviani in pista. Potrebbe essere il suo alter ego. Lui è in un grandissimo team che gli permette di fare anche l'attività come va fatta, preparandola, prendendosi tipo i suoi Wiggins, tempi. Diciamo. Esatto. Quindi vuol dire che la società, ci sono società intelligenti, forse società meno intelligenti. Tu che società fai parte, scusami?
Ecco, te lo fanno fare il ciclocross, sì. Ma fai anche strada. Faccio strada e anche mountain bike. E so anche con buoni risultati, mi pare, sì, di dare in giro. Abbastanza. Non sei proprio un paracarro come le Elene quando corre. Ormai no. Sì, sono un paracarro. Io queste cose qua, queste alchimie non le capisco, per cui scusami, faccio un po' da provocatore. No, all'estero è così, cioè quasi tutte le squadre, la stessa Green Age che quest'anno ha fatto provare Nino Schurter, Yolanda Neff che fa la mountain bike, fa la strada, fa insomma qualche gara di cross in Svizzera, poche, però qualcuna la fa. Insomma, è all'estero, siamo multidisciplinari. In Italia, come ha detto il Paolo, ci sono delle società che hanno capito il valore della multidisciplina, altri che nonostante i risultati sono palesi, hanno il salame sugli occhi. Bisogna vedere se è un salame o è altro. Comunque adesso andiamo via l'altra coda, l'ultima gara di giornata di Mareno di Piave, ricordiamo. Oasi Campagnolo, ricordiamo, famiglia Mariotto che è evocata e votata al ciclismo, ci ha accolto in questa bella oasi con un lago meraviglioso, è vero, e andiamo a vederci l'ultima gara. Elite Under 23, amatori fascia 1, via la clip. Bene, ultima gara di giornata, questa è la categoria Open, in pratica Elite Under 23 fascia 1, dove ci sarà un autentico scontro di titani tra il capoclassifica Vogrig e Del Riccio, vedremo come andrà a finire. Mi viene in mente di pensare alla Eva Lechner nell'Elite che ha vinto una prova di Coppa del Mondo, e non è poco, e un Gioele Bertolini che si sta facendo rispettare a livello mondiale, è importante. Beh, importantissimo, intanto abbiamo visto Smarzaro che ha già avuto un problema in partenza, quindi già non parte bene la gara di Daniel Smarzaro, che insomma stava andando molto molto bene in questa prima parte di stagione. Partiti anche la fascia 1 con Diego Laurada, che oggi cercherà di anticipare questo duello tra Del Riccio e Vogrig, che è un po' il leitmotiv di quest'anno. Iari Cisotto partito molto molto forte, quindi Pacagnella, abbiamo visto anche Caneva e via via tutti gli altri. Smarzaro che riesce ancora a stare attaccato, ma ha subito un problema perché lo vediamo che scende bici in spalla. E poi lo sentiremo alla fine, ha avuto un po' di dispiaceri. Ma insomma, voglio dire, abbiamo appena visto questa categoria, è un po' più, diciamo così, leggibile, quindi si riesce anche a capire meglio quali sono le regole del gioco. Tanto vediamo che se uno fa un'azione la vediamo nella sua completezza. Era questo il discorso che volevamo fare prima sulla categoria affollata, nel senso che giustamente, come dicevi tu prima, Fausto Scotti, che è un osservatore, ma lui è un osservatore speciale, ma anche coloro che vogliono capirci sempre un po' di più di ciclocross, qua si riesce anche a capire quando è giusto spingere, come in questo caso Iari Cisotto, e quando è giusto correre. Assolutamente, poi quando abbiamo invece le gare come quella delle junior, le donne, tutti mescolati, non si capisce più niente. Cisotto nel frattempo viene ripreso da Marco Ponta, quindi è veramente gara oggi, ritmi elevatissimi. Cisotto Ponta, andiamo a vedere dietro, Pacagnelli con Tommaso Caneva, e l'apertura di Moreno Pellizzon. Moreno Pellizzon che ha cambiato squadra con Libertas di Scorzè, quindi anche per lui nuova maglia. Smarzaro ancora piedato, bici in spalla, e ormai gara andata. È andata mica tanto, è un ragazzo che ha veramente tanto tanto carattere, ma quello che a me piace è che non molla. In altri sport sai cosa fanno? Mettono giù l'attrezzo e vanno a casa. No, beh, è importante finirla comunque la gara, però il problema è andata inteso come, intanto vediamo appunto quello che può succedere quando ci si scontra, andata perché comunque quando si fa mezza percorso a piedi e gli altri vanno via 40 all'ora, 35 all'ora è andata, però insomma Daniel ha carattere, si rifarà sicuramente nelle prossime tornate. Intanto Simone Cusin per gli amatori della fascia 1, mentre vediamo appunto che c'è sempre qualcuno un po' che ha qualche problema oggi di cambi e quant'altro. Tommy Caneva con Pacagnella, Ponta e Iari Cisotto sono questi i primi quattro. Segat al momento al comando per quanto riguarda gli under 23. Del Riccio Vogrig per la fascia 1. Ma scusa, ma Fruet quest'anno partecipa? Fruet è qua a farci a darmi una mano a fare il commento, Nicola. Fruet, allora tu verrai, qualche apparizione la farai.
Prima devo rimettermi in gioco e devo tirar via il gesso perché ho la frattura dello scafoide e appena possibile rientro, perché sì, voglio fare un po' di cross sicuramente. E noi ti aspettiamo veramente volentieri, lo scorso anno sei stato il nostro, diciamo, mentor in più di qualche occasione. Intanto vediamo Marco Ponta, uno stile veramente bello il suo, ma uno Iari Cisotto. Io ieri ho coniato un nuovo modo di far tifo, Iari facci sognari, e lui ha apprezzato e è stato molto contento. Però è un bel personaggio perché la dice lunga sul fatto di essere un atleta e tra poco anche organizzatore. Questi sono i piccoli miracoli che succedono soltanto nel ciclocross, perché la vedo dura io sul campo di calcio un Totti che mi organizza un mondialito. Ponta e Cisotto davanti per quanto riguarda gli elite, mentre intanto Smarzaro che cerca in tutte le maniere di recuperare il tempo perso appunto prima con questa rottura del cambio, questo problema meccanico. Nel frattempo abbiamo visto Vogrig con Del Riccio, quindi il leitmotiv della stagione sarà questo, finalmente qualcuno che riesce a tenere le ruote di Carmine Del Riccio, e secondo me sarà veramente una bella lotta, perché vedi che c'è anche un po' di pressing psicologico, no, nei confronti di Del Riccio, che magari finalmente insomma ha un degno avversario. Diego Lavarda in terza posizione, lui che cresce nella parte centrale della stagione, quindi siamo solo agli inizi, sono convinta che anche Diego potrà fare una bellissima stagione. Ponta, Cisotto, dietro Paccagnella che insegue, quindi con Tommy Caneva, però diciamo che il gruppo è questo. Veramente una bella corsa quella degli Elite Under 23. Paccagnella mi aveva fatto preoccupare a Buia, l'avevo visto in grave difficoltà, invece già da settimana scorsa questa gara lo sta ridimostrando di avere una lena eccezionale. Intanto Pellizzon, bella la sua riapparizione nei campi di cross, ha fatto tanto bene negli anni scorsi, speriamo quest'anno di rivederlo di nuovo protagonista. Tra l'altro lui è uno di quelli che aveva problemi a trovare una squadra nel ciclocross e sono felice di vederlo a casato, e appunto ha riposato un attimo ed è partito con la stagione. Intanto Paccagnella ha preso Marco Ponta, Cisotto un po' più indietro, anche qui appunto qualche sorpasso poi crea questi problemi, Moreno Pellizzon che è al comando della categoria Under 23. E sta recuperando molto anche per quanto riguarda la classifica Open. Abbiamo visto anche Caneva, Segat, Moletta, prima ho visto di nuovo Daniel Smarzaro che stava recuperando parecchio, eccolo di nuovo qua in questa gincana. Contropendenza, non abbiamo parlato approfonditamente delle contropendenze. Le contropendenze aiutano molto i corridori anche a capire come si può guidare la bicicletta su strada un domani, e servono anche soprattutto questi atleti che poi fanno la categoria internazionale. E questo servirebbe più a me, quello sì, perché poi all'estero le contropendenze sono il pane insomma dei percorsi anche delle coppe del mondo, dei mondiali. Rettifilo d'arrivo con Ponta e Paccagnella, bella lotta oggi, non è lo strapotere di Ponta che abbiamo visto nelle prime tappe, anzi vediamo un Thomas che sta crescendo molto molto bene gara dopo gara, nel frattempo qua stanno facendo la grigliata, e, che è quello che è l'animo del ciclocross. Ieri durante la Coppa inquadravano, no, le persone che mangiano le patatine fritte, qui invece abbiamo le grigliate. Lo vediamo, Marco Ponta, ma non alza neanche le mani perché praticamente è stata una volata nell'ultimo tratto di single track, secondo Thomas Paccagnella molto bene, quindi sarà la lotta di questa prima parte di stagione. Terzo Iari Cisotto, quindi anche lui punti preziosi per la classifica del trofeo Triveneto, sta crescendo settimana dopo settimana e non è neanche calato tra l'altro oggi a differenza di Spilimbergo. Moreno Pellizzon va a vincere per quanto riguarda gli under 23, quindi lui che è quarto assoluto, quindi Tommaso Caneva quinto e Elite, questo lo ricordiamo. Attendiamo anche Simone Segat che è il secondo degli Under 23, va a vestire la maglia di leader, e Simone Moletta sarà il settimo, quindi il terzo degli Under 23. Dennis Vogrig, eccolo qua, riesce a staccare Carmine Del Riccio nel finale, quindi anche qua una bella lotta perché ne hanno vinta due a uno in questo momento. Carmine Del Riccio, eccolo qua in seconda posizione. Cipriano Gottardi, sembra un saluto l'inestimabile Cipriano Gottardi. Simone Cusin in terza posizione. Bene, aspettiamo anche qua, Gottardi mi deve portare la marmellata. Vestizione delle maglie, adesso l'intervista. Iari, un bellissimo terzo posto, io facevo il tifo. Iari, facci sognari. Ti sarai messo a ridere, però è una bella prova. Sì, oggi è davvero andata benissimo, mi sentivo davvero in forma. È stato divertente lottare con Marco e Thomas. Paccagnella, sei stupefacente. Insomma, da Buia un cambiamento esagerato.
Beh, i percorsi intanto si sono un po' asciugati e sono già più tecnici. Oggi ci ho creduto fino alla fine, Marco non era poi così distante, però aveva quel po' di più di gamba che mi faceva soffrire nel tratto più rettilineo. Oggi prima prova di Coppa del Mondo, Hawk Ride, pochi italiani negli elite, insomma bisogna fare qualcosa, tu ti sentiresti pronto con la cura pontoni? Ma diciamo che per andare in Coppa bisogna sentirsi preparati bene, purtroppo la nazionale non portando su gli elite bisogna andare su come squadra e sono spese non indifferenti, quindi bisogna calibrare un po' bene. Certamente le prossime coppe, se starò bene tutto, si può fare un pensiero. L'unica cosa è appunto centellinare bene le energie, perché comunque la stagione è lunga e bruciarsi presto fa male, quindi bisogna stare attenti. Caro Del Riccio, io quest'anno ho visto Oggi e ho detto sono tutti tua. Sì, no, no, l'ho visto anch'io, l'ho visto anche l'anno scorso a dire il vero, quindi non è che è una sorpresa per me, però la natura, no, è il giovane che avanza, il vecchio che si fa, che matura, diciamo, però... Sarà una bella battaglia quest'anno. Sì, sì, ma comunque lo vedo favorito, dai. Ogri, insomma, adesso a questo punto non puoi più non svelare il fatto, le farai tutte. Ma tutte non lo so, perché sì, il mio programma va compatibilmente con il lavoro, quindi non so se riuscirò ad andare in Trentino sempre a correre. A me piacerebbe, io ci provo, è qui la terza tappa, sono qui ancora con la maglia. I vecchietti vanno veramente forte, anzi complimenti a lui perché oggi mi ha dato veramente del filo da torcere. E ci vedremo alla prossima, grazie. Buonasera e buon giovedì a tutti gli amici di Scratch. Andiamo a vedere insieme le classifiche della terza tappa della gara di Mareno di Piave. Esordienti maschile, primo posto Gabriele Torcianti, secondo posto Marco Cao, terzo posto Igor Gallai. Esordienti femminile, primo posto Emma Faoro, secondo Arianna Daldin, terzo posto Ilaria Ferriolo. Allievi donne, primo posto Marina Guadagnin, secondo Perasia Zontone, terzo Gaia Pagotto. Allievi primo anno, primo posto Emanuele Uez, secondo Luca Dallago, terzo Nicola Scaruzzi. Allievi secondo anno, primo posto per Filippo Fontana, secondo Tommaso Dalla Valle, terzo Manuel Felice. Junior donne, primo posto Sara Casasola, secondo Anna Lirussi, terzo Alice Torcianti. Donne Open, primo posto Elena Leonardi, secondo Anna Oberparleiter, terzo Dorotea Giglioli Viola. Junior maschile, primo posto Andrea Pozzato, secondo Alberto Brancati, terzo Matteo Vidoni. Donne master, primo posto Chiara Selva, secondo Paola Maniago, terzo posto Ilenia Lazzaro. Amatori fascia 1, primo posto Dennis Vogrig, secondo Simone Cusin, terzo posto Diego Lavarda. Amatori fascia 2, primo posto Giuseppe Dal Grande, secondo Flavio Zoppas, terzo Sergio Giuseppin. Amatori fascia 3, primo posto Michele Feltre, secondo Aldo Mares, terzo posto Giovanni Parro. Categoria Under 23, primo posto Simone Segat, secondo posto Daniel Smarzaro, terzo posto Mauro Caneva. Categoria Elite, primo posto Marco Ponta, secondo Thomas Pacagnella, terzo posto Iari Cisotto. Anche per questa sera con le nostre classifiche è tutto, io vi aspetto sempre giovedì prossimo, sempre su Scratch. We'll be right back.
Ben rientrati amici di Scratch, abbiamo chiuso con le classifiche grazie a Elena Minto. Che bella ragazza che lei. È diventata sempre più brava. Proprio brava, bella, che abbiamo fatto anche lì un acquisto, chissà che anche questa qua non ce la portino via. Ma noi siamo profeti in patria, caro Paolo, facciamo questo mestiere, è vero, perché ci piace consegnare alla memoria un domani grandi interpreti come in questo caso. Sì, che vado via, non c'è scritto da nessuna parte. Sì, oramai, guarda, ci voglio di piangere. Paolo, tu nella tua categoria hai Fruet, poi voglio sapere cosa hai fatto quest'anno, ma settimana prossima, domenica, questa, siete anche voi interpreti con Villa Lagarina, posti meravigliosi. Sì, riproponiamo per l'ottavo anno purtroppo l'unica gara che c'è in Trentino di ciclocross, ma è giusto, cioè la filosofia nostra è quella comunque di proporci come organizzatori laddove abbiamo degli atleti che fanno attività, perciò noi anche quest'anno abbiamo proposto una gara su strada, una gara di ciclocross, una gara di mountain bike, una gara giovanile di Coppa Italia e prova di campionato italiano. Vi sentite responsabili? L'abbiamo fatto da sempre, cioè per me la società deve essere così, deve essere calata nel movimento a 360 gradi. Abbiamo sempre creduto comunque nel multidisciplinare anche quando non si chiamava così. La dimostrazione è Martina, perché ha 38 anni, ma ha l'entusiasmo di quando ne aveva 15. È vero, quest'anno ha fatto 4 campionati italiani, tutti conclusi in maniera più che dignitosa, con un po' di fortuna in più poteva vincere un campionato italiano enduro, l'ha perso per un secondo. Però è quello che ha detto, cioè lo tiene vivo, c'è l'entusiasmo. Quest'anno ha vinto la classifica top class per quanto possa valere in Italia del cross country. Una overparlighter? L'abbiamo vinta con Anna e l'abbiamo vinta con Zaccaria Toccoli. Una nostra piccola squadra ha saputo comunque vincere 3 classifiche di categoria. Poi c'è il Trentino Rosa, lì è un'altra famiglia, però anche loro si occupano di ciclocross. Nella fattispecie, mi ricordo signor... Si chiama? Leonardi. Anche loro stanno puntando molto sul ciclocross. Sì, hanno anche provato a proporre una gara, poi non sono riusciti a concretizzare. Ho capito. Altre squadre comunque, Andrea Pozzato l'abbiamo visto, non avrebbe avuto contratto se non c'era una società che gli dava la possibilità. Queste sono cose che a me fanno male, come anche negli under abbiamo visto altri atleti che erano senza casacca e per fortuna hanno trovato con Mirko Barattin al casamento. Morano Pelizzon con Gino Micheletto. Questo è il problema del cross, no? Perché poi però è anche bello che c'è gente che si preoccupa. C'è gente che si preoccupa e il problema è che ci sono ancora troppe poche squadre, perché ci sono dei ragazzi che vorrebbero far cross e non trovano la squadra. Ci sono, ad esempio, ci sono 2 triatlete, una ragazza che è Sara Papais, che magari non arriverà davanti nel ciclocross, e questo lo dico perché siamo in televisione, tutti guardano. Questa ragazza quest'anno ha vinto 2 medaglie a livello internazionale nel triathlon, quindi se la vedete che arriva indietro nel ciclocross, non va derisa, perché è una delle atlete under 23 più forti che abbiamo in Italia ed è una probabile olimpica, e sceglie il ciclocross per allenarsi d'inverno. Quindi alle persone che parlano molto spesso per dare aria alla bocca, direi che prima di vedere qualsiasi risultato, analizzare un po' anche chi è. Tu sai le cose, però hai capito che sei sulle palle. No, vabbè, però. Dai, ce ne sono degli altri ragazzi Ma sii un po' più diplomatica, per favore. Come lei, ce ne sono degli altri ragazzi che vogliono fare il triathlon. Ma quelli che si danno aria alla bocca è perché hanno caldo, capito? Quanti CX hai fatto tu oggi? Cioè, in quest'anno? Campionati che hai fatto? 4 dei campionati italiani assoluti. Dammi le sigle. XCE, XC Eliminator, XCO, Cross Country, Enduro e CX. E CTO, perché ti sei spaccato pure la mano. Era la battuta, me la stavo preparando ancora da oggi. Bene, adesso andiamo con le donne. Una piccola clip in servizio di Stefano Masi. L'avevamo promesso, il Giro dell'Emilia, la classica finale di chiusura del calendario femminile Elite. Via la clip. Che bella trasmissione. Un
ultime operazioni prima del via per la seconda edizione del Giro dell'Emilia Unipol Banca Internazionale per Donne Elite. Le operazioni di firma si svolgono di fronte alla sede centrale della Unipol Banca in Piazza della Costituzione a Bologna. Non va dimenticato che la corsa si sta svolgendo in contemporanea con il 98esimo Giro dell'Emilia Granarolo per professionisti uomini elite, un'idea innovativa quella di Adriano Amici di abbinare una corsa per uomini ad una delle donne che ha subito fatto scuola e che è stata ripresa da altri organizzatori. Con la nostra sintesi siamo adesso al traguardo volante posto a 100 dopo 47 km di gara, continua a piovere sulla corsa. Il gruppo è sostanzialmente compatto, leggermente avvantaggiata rispetto al gruppo, transita in prima posizione al traguardo volante l'azzurra Elena Cecchini. Ci stiamo avvicinando all'ingresso della salita, siamo nelle celebri viali di Bologna, la pioggia non ha mai abbandonato le atlete. In prima posizione vediamo adesso Valentina Scandolara, seguita dalla campionessa sudafricana Ashley Molman della Bigla Pro Cycling, una delle formazioni più attese al via quest'oggi, assieme ovviamente alla nazionale italiana. Siamo ormai in vista dell'inizio della salita, guardate la lotta per le posizioni in questa fase con una bravissima Valentina Scandolara che per il momento tiene la testa del gruppo, sta ovviamente lavorando in funzione delle compagne di squadra, una su tutte Elisa Longoborghini, che viste le caratteristiche del percorso può sicuramente fare molto bene. E siamo adesso alla svolta a sinistra, l'inizio ufficiale della salita verso San Luca. Noi ci portiamo ancora sul tratto più impegnativo della salita, ci siamo, attenzione perché qui le pendenze diventano davvero impegnative, ed è ancora la sudafricana Ashley Mulman che prova a fare l'andatura, resiste alla sua ruota Yolanda Neff, anche la Elisa Longoborghini e la Jasinska, che adesso ha perso qualche metro, sembrano ancora una volta essere loro quattro coloro che verosimilmente andranno a giocarsi il successo. Il forcing di Elisa Longoborghini nel tratto più impegnativo della salita della San Luca, in corrispondenza della curva delle Orfanelle, resiste alla sua ruota Ashley Mulman, perde contatto invece Yolanda Neff, così come in precedenza aveva perso contatto Malgorzata Jasinska, due atlete al comando. È un forcing spettacolare quello di Elisa Longoborghini, resiste anche a livello psicologico Ashley Mulman che non si fa superare dalla Longoborghini, sono appaiate in testa alla corsa sulle rampe storiche della salita verso San Luca. Ancora la Mulman con la Longoborghini in testa al Giro dell'Emilia Unipol Banca Internazionale femminile di grande prestigio al termine di una stagione. Attenzione adesso perché il rallentamento fa sì che in due atlete stiano per rientrare, vale a dire ancora Yolanda Neff della Servetto Futon e Malgorzata Jasinska. Si riforma quindi il quartetto che avevamo visto già all'inizio della salita. Adesso si è accorto ovviamente dell'avvicinamento delle avversarie, quindi Ashley Mulman ha nuovamente aumentato il ritmo per cercare di scongiurare l'inseguimento. Vedete, sembra proprio la prima a rientrare la Jasinska, con la Neff comunque vicinissima alla coppia al comando. Si ricompone adesso il quartetto, ma vedete come la Mulman stia continuando a scattare. Adesso c'è l'allungo di Elisa Longoborghini in vista dei 300 metri finali, l'attacco deciso ai 200 metri. Adesso Elisa Longoborghini che prova a fare decisamente la differenza, sembra l'attacco decisivo quello dell'atleta classe 1991 della nazionale italiana che si sta per presentare sul rettilineo conclusivo. Elisa Longoborghini sul traguardo di San Luca vince la seconda edizione del Giro dell'Emilia Unipol Banca Internazionale Donne Elite davanti a Ashley Mulman della Bigla Pro Cycling, terza posizione per Amber Neben della Bipincala Classica, quarta giunge Yolanda Neff della Servetto Futon, attendiamo la quinta posizione appannaggio della Jasinska della Lecce Pollini, sesta è la Rabiachenko, settima Edwige Pitel, ottava posizione per Anna Schaffer e quindi nona posizione per la Visonska e decima Valentina Scandolara.
Bene, anche questo bel servizio targato Stefano Masi, Christian Bon, li avremo qua perché abbiamo tante sorprese per il prossimo anno. Allora, Paolo, adesso manderemo l'altra clip, sempre di ciclocross si tratta, nel Lazio, il trofeo Romano Scotti. Ecco, il trofeo Triveneto ha avuto secondo me un merito con il Mastercross, quello di non dividere ma semmai cercare di unire. Noi per primi abbiamo sempre cercato di caldeggiare anche altre forme di organizzazioni, anche perché quello che è visibile vuol dire che c'è, ma anche quello che non è visibile non vuol dire che non ci sia. Per la televisione racconta quello che vede, ma ce ne sono tanti che si smazzano dalla mattina alla sera. Ma sicuramente il Triveneto ha fatto scuola, il fatto che sia la 36esima edizione vuol dire qualcosa. E un po' tutta Italia adesso hanno preso coscienza che appunto è far squadra, fare rete, che può portare a un qualcosa in più, perciò è nato il circuito importante in Lazio che fa quasi 300 partenti, c'è il circuito dell'Adriatico, c'è il circuito dei Tre Mari, c'è Lombardia e Piemonte che si sono messi assieme perché diversamente non riuscivano a fare i numeri, perciò movimento ce n'è, giovani se ne vedono e lo si vede durante tutta la fase invernale in questi circuiti, lo si vede ai campionati italiani. Ma come mai tu, che sei un'espressione nazionale nella regione Veneto, questo trofeo Triveneto è visto un po' come il peperoncino sull'occhio? Ah, non lo so, bisogna chiedere in Veneto. Beh, lo trovo una cosa abbastanza strana, cioè questa distanza dovrebbe essere sempre qualcosa che... Ma sicuramente sì, cioè il fatto che sia un Triveneto, poi in Friuli sono cresciute le gare, sono cresciuti in Alto Adige, Trentino, ma è legato anche all'inverno che andremo ad affrontare, che non ci mette in condizione a volte di pensare a un'attività che sia più corposa. Però qua sono delle scelte, sono scelte dei dirigenti che credono in un qualcosa piuttosto che in un qualcos'altro. Io dico, funziona, non è fatto, organizzato da un comitato, è un gruppo di lavoro, sono delle società che ci credono, che si mettono assieme, che cercano di fare un'economia di scala e riescono a proporre un prodotto che vale molto di più. Sta attenta, seconda prova, trofeo Romano Scotti da Mentana nel Lazio, servizio di Christian Bon. Allora, andiamo a vedere come lavorano gli stranieri. Ammazza, Leo. Vieni qui. Non lo ascoltate, perché è così. Juniores insieme alle categorie femminili e ai Master Fascia 2 per questa seconda prova del trofeo Romano Scotti più vista Lazio Cross in programma nella città di Mentana, nella provincia di Roma, organizzazione a cura della società Pedala che ti passa, un totale di 280 partecipanti per questa bella giornata di ciclocross suddivisi tra atleti agonisti, master giovanissimi e tutto ciò che è il contorno di questa bella iniziativa che va a bissare il successo della prova organizzata a Campoverde in provincia di Latina. La partenza della categoria juniores con Diego Guglielmetti della SS Lazio, saranno 40 minuti di gara che attendono gli juniores, tutti i migliori del centro Italia, assente giustificato Antonio Fulcarelli, impegnato con la maglia azzurra a Valkenburg in Coppa del Mondo. Adesso le ragazze che prendono il via, e quindi abbiamo concluso la serie delle pre-partenze per quanto riguarda questa batteria che prevede, dicevamo, juniores, master fascia 2 e donne. La partenza velocissima con Marika Passeri e Sabrina Di Lorenzo, poco più indietro Arianna Ingegneri della Promo Cycling, che è la prima della categoria juniores. Testa della corsa per gli juniores, sta guadagnando qualche metro nei confronti dei diretti avversari, Diego Guglielmetti della SS Lazio. Poco più indietro, alle sue spalle, vediamo Patrick Favaro della Pontino Sermoneta e Francesco Nardi della stessa società. Quarto in questo momento è Emanuele Di Giovanni del team Digiotech. Quinto e sesto sono Paolo Fragassi della Digiotech Team
e Leonardo Assetati della Promo Cycling. Si lavano le bici, un percorso, dicevamo, molto veloce. Siamo all'ultima curva, Guglielmetti ha un leggero margine di vantaggio nei confronti di Di Giovanni e quindi è Guglielmetti che conquista il successo nella categoria Juniores. In seconda posizione invece abbiamo Emanuele Di Giovanni, terza piazza dovrebbe essere appannaggio, eccolo qua inquadrato, di Francesco Nardi della Pontino Sermoneta, che quindi completa il podio di questa prova Juniores della seconda tappa del trofeo Romano Scotti più vista Lazio Cross. Arriva anche il vincitore dei Master 2, Gianni Panzarini, che taglia il traguardo a braccia alzate. Attendiamo anche l'epilogo della prova femminile con una bravissima Marika Passeri che coglie il successo, e questi quindi sono i tre vincitori di questa batteria che si è conclusa con il successo tra gli juniores di Diego Guglielmetti, tra i master di fascia 2, mentre arriva anche la bravissima Arianna Ingegneri che conquista il successo nella prova riservata alla categoria donne junior, dicevamo master fascia 2 invece per Gianni Panzarini, e tra le donne Marika Passeri. Sono gli atleti che vedete inquadrati adesso, praticamente il meglio per quanto riguarda il settore ciclocrossistico del centro Italia. Attenzione agli elite: Stefano Capponi, Riccardo Ridolfi, Luca Orsino, Giovanni Gatti, Leonardo Chieruzzi, ma un occhio anche ai giovani, agli under 23, con Luca De Nicola che è il vice campione italiano in carica. Il terzetto alla comando, vi ricordo, è composto da Urzino, De Nicola e Capponi, ma stanno per sopraggiungere anche gli altri, quindi anche Folcarelli, Perna, Gatti e Ridolfi. Saranno loro a giocarsi il successo. Ovviamente risultato scontato per Folcarelli, che è l'unico master presente nel gruppo di testa, mentre tra gli open la battaglia sarà davvero serrata, ormai ultime fasi, e come vi dicevo è un percorso veloce, un percorso adatto agli stradisti, e lo stiamo vedendo anche in queste fasi. Ci aspettiamo a vedere una volata tra gli uomini alla comando, perché nessuno è riuscito a fare la differenza nei confronti degli avversari. Vediamo inquadrato da Folcarelli anche Capponi, che adesso ha perso qualche metro nei confronti della testa della corsa, guidata da uno scatenato Luca De Nicola, che in precedenza era stato bravo a rispondere agli attacchi di Urzino e Capponi. Siamo ormai in vista dell'epilogo, ultime battute di corsa, stiamo per concludere questa seconda tappa del trofeo Romano Scotti più vista Lazio Cross. Eccoci nella finale con la bella progressione di Luca De Nicola, SS Lazio, che svolta adesso a destra ed è lui il vincitore per quanto riguarda la prova open, davanti ad Urzino, terzo e Capponi, quarto invece Folcarelli, che ovviamente si aggiudica la prova per quanto riguarda la categoria Master 1. Bene, siamo in chiusura, amici di Scratch, abbiamo sforato anche questa settimana. Ilenia, beh, insomma, bello anche questo trofeo, mi piace che si parla italiano, la nostra trasmissione va in Italia, che se ne dica siamo contenti, perché vuol dire che stiamo affascinando molto, e credo che sia anche propedeutico per coloro che devono osservare, caro Paolo, perché penso che Scotti debba osservare. Uber Paluber, si chiama Uber Paluber, no? Osserverà anche nel ciclocross se c'è qualche linfa o qualche personaggio da poter portare anche nel mountain bike, che sta facendo molto bene quel personaggino lì. Sicuramente, se parliamo di Paluber dovrà anche cercare di frenare chi poi deve puntare alle Olimpiadi, che ormai sono molto molto vicine, perché Rio è vicinissimo, qua. E anche lì bisogna fare dei ragionamenti su come effettivamente impostare la stagione e la fase che precede la stagione, che per un atleta è il massimo. L'appuntamento per domenica mattina, voi fate gare G6 alle 11:30. Alle 11:15 partono i G6 e poi si rispetta l'orario canonico del Triveneto. Noi ci saremo, vorremmo tanto che queste parole fatte, affrontate oggi in questa sede, insomma, potessero far luccicare gli occhi e le orecchie a chi di dovere, pensando che Rio è qua, e credo che una nazione si debba chiamare una nazione, quando dicono il G8, no? Non è soltanto una nazione importante a livello monetario, ma quando una nazione sa esportare
talenti nello sport. Io credo che il privilegio dell'Italia degli anni 50, 60 era, e anche 70 era proprio quello che sapevamo esportare un brand positivo per quanto riguardava lo sport ed eravamo un paese leggermente migliore di quello che siamo oggi. Grazie a te, Ilenia Lazzaro. Grazie Martino Fruet, continua così perché hai 38 anni ma non li dimostri. A te, ci vediamo domenica allora. No, quest'anno no. Non sarò al Giro d'Italia a Fiuggi. Anche tu ci tradisci, allora noi dovremmo essere arrabbiati. Però è giusto così, là c'è una classifica top class ed è giusto andarci. Noi faremo con quelle che ci sono, ma con questo non vuol dire che andiamo a sminuire il trofeo Triveneto, credo. Andiamo soltanto a collaborare, credo, più a 360 gradi. Grazie Paolo Garniga per essere stato con noi. Grazie. Spero a voi. Che queste parole ti diano animo e che questa trasmissione ti continui a piacere. Sicuramente sì, è sempre un piacere essere da voi e sempre un doveroso grazie per quello che fate per il movimento. Grazie a voi invece che ci siete, grazie Ilenia. Bike bike. Bike bike. Scratch vi è stata offerta da Selle SMP. I'm the Invisible Man.